Con il deposito di questo marchio, Levone è diventato ufficialmente il paese delle maschere. E sì, perché erano proprio di Levone, le quattro donne che nel 1474 vennero accusate e processate di praticare la stregoneria. E qui a Levone questa storia la conoscono in tanti, anche perché gli atti del processo sono depositati all'archivio storico di Torino. 55 capi d'accusa che si concludono tutti con la frase «E ciò essere vero, notorio e manifesto», come dimostrano la fama e voce pubblica. In realtà l'unica verità nota e manifesta è che quattro donne hanno ingiustamente patito la sofferenza della tortura e due di esse sono state giustiziate sul rogo il giorno 7 novembre dello stesso anno. E Levone, con il deposito di questo marchio, ha voluto appunto suggellare quei fatti per renderli patrimonio di una comunità e delle persone che vorranno conoscerci. Levone è un piccolo paese del Canavese, ma è al centro di molti itinerari turistici. Siamo a 30 minuti dalla città di Torino, a 20 minuti dall'imbocco delle valli di Lanzo e poco di più dalla pace e meraviglia del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ma in realtà un piccolo paradiso ce l'abbiamo anche qui noi, il silenzio prezioso di un paese immerso nella natura ai piedi di una collina che con una breve camminata porta i 1000 metri della chiesetta della Madonna della Neve, dalla quale si può ammirare tutta la pianura torinese. Il ricetto storico risalente al Medioevo, il santuario della Consolata, le vigne, le strette vie che ancora oggi raccontano delle vicende delle quattro masche, Antonia, Francesca, Bonaveria e Margarota, che in queste strade e in queste case hanno davvero vissuto. E allora scoprire Levone diventerà un fantastico viaggio nel tempo attraverso il quale riassaporare antiche realtà, tradizioni conservate con cura dai nostri anziani e che ora vogliamo condividere con chi vorrà esserci amico. La lavorazione delle terrecotte, la cava di calce scavata a mano dai minatori di un tempo, la cucina povera ma raffinata, fatta di ingredienti del territorio che non si trovano sui libri degli chef. Levone, le associazioni di Levone e i levonesi vi aspettano per farvi riscoprire la bellezza e l'intimità di un territorio che vi stupirà. E ciò essere vero, notorio e manifesto, come dimostrano la fama e la voce pubblica.